Ciao amici, bentornati su Giugissima e benvenuti ad un nuovo video. L'argomento del video di oggi è quello delle lettere di motivazione. Scrivere una buona lettera di motivazione è un passaggio fondamentale per l'ammissione a qualunque corso di studi, università, borsa di studio o posizione lavorativa. Nel video che è uscito la scorsa settimana vi ho parlato della mia esperienza personale, della mia storia e di come ho studiato in 5 università del mondo, alcune delle quali molto prestigiose. E tutto ciò è stato anche grazie alle buone lettere di motivazione che ho scritto durante la procedura di ammissione a questi programmi. Come potete immaginare, durante il mio percorso universitario e lavorativo ho imparato a scrivere buone lettere di motivazione e tutte quelle che ho scritto sono state efficaci. Oggi ho quindi deciso di condividere con voi il mio metodo di scrittura delle lettere di motivazione, tutto quello che ho imparato in questi anni di esperienza, in modo da consegnarvi un pacchetto completo che poi possiate mettere in pratica per fare domanda a qualunque posizione di lavoro o borsa di studio o scambio universitario al quale desiderate accedere. In questo video parlerò quindi della funzione della lettera di motivazione, dei requisiti che essa deve rispettare e del metodo per redigerla. E durante il video vi darò anche consigli basati sulla mia esperienza personale. Ma partiamo ora dalla funzione della lettera di motivazione. Quando si fa domanda per un programma di studio, per un'università straniera o per una posizione di lavoro, vi sono sempre dei documenti da fornire e tra questi figura sempre il curriculum e la lettera di motivazione. Il curriculum è il documento che contiene l'elenco delle nostre esperienze e competenze in ambito accademico e professionale e poi di altre competenze come quelle sul piano linguistico o informatico. Al curriculum si allegano di solito documenti e certificati che dimostrano la veridicità di quello che si afferma appunto nel curriculum. Se il curriculum può dare un'idea chiara del percorso formativo di una persona, esso non dice molto in merito alla sua personalità. Ed è proprio qui che entra in gioco la lettera di motivazione. La lettera di motivazione ci consente di fornire un'idea del filo conduttore che attraversa le nostre esperienze, che ci ha portato ad essere le persone che siamo e ci permette di mettere in evidenza le passioni e gli interessi che hanno guidato il nostro percorso. Oltre ad offrire uno schizzo della nostra personalità e dei nostri interessi, la lettera di motivazione svolge la fondamentale funzione di esprimere le nostre motivazioni per accedere ad un determinato percorso. Quindi le motivazioni che ci spingono a fare domanda per uno scambio all'estero, una borsa di studio, un'università o un posto di lavoro. Chi effettua la selezione, valuterà la nostra lettera di motivazione in modo da comprendere se, dal punto di vista delle nostre aspirazioni, oltre che dal punto di vista della nostra personalità, siamo idonei ad occupare la posizione alla quale ambiamo. Per quanto riguarda i programmi di studio all'estero, l'ammissione ad università straniere e gli Erasmus, la lettera di motivazione di solito viene scritta nella lingua dell'università ospitante e assume quindi una funzione particolare in relazione alla valutazione delle nostre competenze linguistiche. Chi legge la lettera quindi la utilizza anche in questi casi per capire qual è il nostro livello linguistico. Passiamo ora ai requisiti delle lettere di motivazione. I requisiti fissi che una lettera di motivazione deve rispettare sono in realtà pochi. La lettera di motivazione deve avere la forma di una lettera, quindi vi deve essere in alto a destra l'indicazione del nostro nome e cognome, il nostro indirizzo, la nostra mail e il nostro numero di telefono. Poi si salta una riga e sulla sinistra si scrivono nome e cognome del destinatario, di solito un ufficio dell'università o di una società, e l'indirizzo corrispondente. Nella riga sotto si scrive poi l'oggetto, ad esempio candidatura per, domanda per, oppure in inglese application for. E poi la data che io di solito metto sulla destra. Ancora sotto si scrive il nome della persona a cui si rivolge, per esempio in inglese si mette spesso dear più il nome, oppure dear madam, oppure nel caso in cui non sappiamo a chi ci rivolgiamo, possiamo scrivere to whom it may concern. Vi sarà poi il corpo del testo, del cui contenuto parleremo tra poco, e alla fine avremo una frase conclusiva del tipo rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento, oppure in inglese thank you for your time and consideration, I'm looking forward to hearing back from you, o qualcosa del genere. E poi avremo i saluti, ancora nella riga sotto, di solito si salta una riga, poi si aggiungono i saluti, quindi avremo in inglese yours sincerely, best regards, kind regards, e poi ancora sotto il nostro nome e cognome.
cognome. Gli altri requisiti sono poi specifici della lettera di motivazione che stiamo scrivendo. Ad esempio, uno di questi è la lingua. Come abbiamo detto prima, soprattutto nel procedimento di ammissione ad università straniere e a programmi Erasmus, viene richiesto che la lettera di motivazione sia scritta in una particolare lingua, quella dell'università ospitante, quindi chiaramente bisogna rispettare questo requisito. Occorre poi rispettare gli eventuali requisiti di lunghezza della lettera di motivazione, anche qui spesso vi sono limiti minimi e massimi della lettera di motivazione quando si fa domanda per un'università estera. Infine, per quanto concerne i requisiti di sostanza, nei bandi per l'ammissione alle università vi è spesso una domanda che spesso è espressa come domanda implicita. E di solito è qualcosa del tipo: perché sei il candidato migliore per questa posizione, perché questa università dovrebbe accoglierti e così via. Quindi bisogna cercare poi di rispondere in qualche modo a questa domanda nella lettera di motivazione. Passiamo ora al metodo per scrivere una buona lettera di motivazione. Il primo passaggio è quello di fare ricerca sull'università alla quale si chiede l'ammissione, sul programma di scambio, sull'Erasmus, oppure sulla posizione lavorativa alla quale ci candidiamo. Occorre raccogliere più informazioni possibile sul bando stesso, sull'istituzione che indice il bando, in relazione proprio alla sua storia, ai suoi obiettivi e ai suoi valori fondanti. Occorre comprendere a fondo il contenuto di questa posizione e individuare, fare un po' un identikit del candidato ideale che l'istituzione cerca, in modo da avere un'idea dei parametri in base ai quali la selezione verrà effettuata. Io di solito faccio una lista di tutti questi elementi su un foglio. Per farvi un esempio tratto dalla mia esperienza, quando ho fatto domanda per essere ammessa alla facoltà di legge dell'Università McGill di Montreal in Canada, avevo fatto questo tipo di ricerca e avevo evidenziato elementi come multietnicità e valorizzazione della diversità del corpo studenti, bilinguismo inglese-francese della facoltà, ricco panorama culturale nell'ambito delle societies e delle associazioni studentesche e attività extracurricolari, e poi attenzione alla tutela dell'ambiente e dei diritti umani. Ed ero anche entrata nel dettaglio per quanto riguardava l'offerta formativa, quindi conoscevo molto bene l'elenco dei corsi offerti dall'università. Il secondo passaggio è quello di mettere se stessi in relazione con gli elementi sottolineati. Bisogna recuperare i collegamenti esistenti o realizzabili in futuro tra le nostre passioni, i nostri interessi, le nostre capacità e ciò che l'istituzione che indice il bando valorizza. Dobbiamo essere sinceri, perché se raccontiamo delle bugie nella lettera di motivazione, prima o poi esse verranno fuori e non ci faremo una bella figura. Ma comunque dobbiamo anche valorizzarci il più possibile, cioè dimostrare che noi siamo effettivamente i candidati migliori per quella posizione. Per riprendere il mio esempio personale, nella mia procedura di ammissione all'Università McGill, io avevo ricollegato la valorizzazione della multietnicità e delle diversità del corpo studenti al fatto che avevo già vissuto a Londra, avevo studiato al King's College con studenti provenienti da tutto il mondo e che sono sempre stata interessata ad entrare in contatto con altre culture, ho sempre viaggiato molto, mi sono interessata ad altre lingue, quindi io stessa valorizzavo molto le diversità etniche e culturali. Poi mi sono ricollegata alla cultura inglese e francese dell'Università McGill, sottolineando che io stessa parlavo sia inglese e francese, che conoscevo bene la cultura francese avendo passato periodi di studio a Parigi, tra cui un periodo durante un'estate per studiare francese all'Alliance Française, e che parlavo quindi francese. Ho poi menzionato le attività extracurricolari svolte in passato nella mia università in modo da dare l'idea che comunque avrei anche partecipato alle attività extracurricolari offerte da McGill. Per quanto riguarda la tutela dell'ambiente, ho parlato del mio interesse al diritto dell'ambiente, anche proprio all'azione per la tutela dell'ambiente e di tutti i programmi a cui avevo partecipato in passato per la pulizia delle spiagge, del mare, dei boschi, e tutti gli articoli che avevo scritto su giornali locali in relazione alla tutela dell'ambiente. E poi ho individuato corsi specifici nel piano
piano dei corsi offerti da McGill, indicando proprio quelli che avrei voluto seguire nel caso in cui fossi stata ammessa, per dimostrare che avevo un interesse concreto a studiare in quell'università. Il terzo passaggio è quello della scaletta, e in questo passaggio vi consiglio di rimettere in ordine tutti gli elementi che sono scaturiti dal vostro brainstorming precedente, in modo da poter poi strutturare una buona lettera di motivazione. Per fare ciò, per mettere tutti gli elementi nell'ordine corretto, è necessario capire quali sono i valori più importanti per l'istituzione che indice il bando. Per esempio, io, per quanto riguarda l'ammissione all'università, avevo trattato prima dell'aspetto accademico, per poi passare alle attività extracurricolari, ma sempre inerenti all'università, offerte dall'università, poi all'ambito linguistico e alla fine a quello culturale. Quindi bisogna mettere le cose in ordine pensando a quello che è più importante per l'università. Mentre quando ho fatto domanda per il posto di lavoro che occupo oggi, avevo messo al primo posto il modo in cui io avrei potuto contribuire al panorama lavorativo, proprio dal punto di vista pratico del mio datore di lavoro, e poi soltanto dopo avevo inserito aspetti più relativi alla cultura del posto di lavoro e alla cultura in generale. Il quarto passaggio è quello della scrittura. Si tratta ora quindi di riprendere i requisiti formali di cui abbiamo parlato prima e di scrivere, di esprimere tutte le nostre idee, tutte le nostre motivazioni, inserendole nel corpo del testo. Il corpo del testo è di solito composto da un'introduzione, da una parte centrale e da una conclusione. Nell'introduzione dovremo scrivere semplicemente chi siamo e che intendiamo candidarci per la posizione in oggetto, per le motivazioni meglio illustrate nel corpo del testo. Passando alla parte centrale, qui scriveremo proprio le diverse motivazioni. Io ho sempre messo ciascuna motivazione separata dalle altre in un paragrafo specifico, e in tutte le lettere che ho scritto in inglese ho sempre iniziato il paragrafo con firstly, secondly, thirdly, moreover, furthermore, e così via, in modo da creare proprio degli stacchetti separati che evidenziassero tutte le mie motivazioni. Per le conclusioni si scrive semplicemente in conclusion e poi una frase che riassume tutto il significato della lettera. Ad esempio si potrebbe scrivere: in conclusione vi prego di prendere in considerazione la mia candidatura unitamente ai documenti allegati al fine di valutare la mia ammissione all'università di quello che è. E poi potrei scrivere: qualora venissi selezionata sarei onorata di contribuire al panorama accademico e culturale dell'università, insomma, qualcosa del genere, avete capito il senso. Magari si potrebbe richiamare brevemente qualche punto già espresso sopra. Un consiglio che voglio darvi e che credo sia stato un elemento decisivo per avere successo con le mie lettere di motivazione è quello di focalizzarvi su quello che voi potete dare all'istituzione, sul modo in cui potete contribuire con la vostra persona, con le vostre capacità, con la vostra personalità al successo dell'istituzione e non solo su quello che potete trarre da essa. So benissimo che le università e i programmi di studio sono fatti per permettere agli studenti di studiare, quindi affinché essi ne traggano qualcosa dal punto di vista accademico e anche dal punto di vista personale. Però secondo me bisogna adottare nelle lettere di motivazione una prospettiva più altruistica e meno egoistica, in modo che traspaia il fatto che si riconosce il prestigio, la bontà dell'istituzione alla quale ci si rivolge e che si desidera in primo luogo dare ad essa un contributo. È vero che si studia all'estero per arricchire il proprio curriculum, ma bisogna dimostrare di avere qualcosa di speciale e di meritare proprio il posto che viene offerto. Questo comunque perché le procedure di ammissione sono molto selettive, è difficile aggiudicarsi un posto e solo chi riesce a mettere in rilievo gli elementi giusti riesce a passare. Bisogna quindi cercare di dimostrare di avere qualcosa di speciale, qualcosa in più rispetto al profilo strettamente accademico, e ciò può essere un interesse per la musica, per l'arte, per lo sport. Credo che ciascuno di noi abbia qualcosa di speciale in questo senso, si tratta semplicemente di valorizzarlo nella lettera di motivazione, presentandolo come un elemento con cui si può contribuire alla cultura, al panorama dell'istituzione che indice il bando.
E la stessa cosa vale ovviamente per la candidatura al posto di lavoro, no? Si può scrivere che ci si candida per una determinata posizione perché si desidera ricevere uno stipendio alto e si desidera imparare molto. Bisogna sottolineare gli elementi con i quali si contribuisce al successo del datore di lavoro. Tuttavia, vi suggerisco comunque di non essere arroganti, cioè la lettera di motivazione è anche una presentazione della personalità, bisogna dimostrarsi umili, pur mettendo in rilievo le proprie capacità. Bisogna trovare un buon equilibrio in questo senso, dimostrarsi sicuri di sé, ma sempre disposti ad accogliere le critiche, sempre pronti ad imparare. Altro consiglio è quello di non dilungarsi troppo, specialmente se vi sono dei limiti prestabiliti per la lettera di motivazione, assolutamente non bisogna sforare e comunque la lettera di motivazione non dovrebbe essere più lunga, credo di una pagina, massimo una pagina e mezza, in modo da trattenere il lettore sulla lettera e da non farlo distrarre. Il quinto passaggio è quello di rileggere, rimuovere tutti gli errori e, se possibile, far leggere la lettera di motivazione a una persona madrelingua o comunque che conosce bene la lingua nella quale studiamo, perché insomma potrebbe salvarci in un certo senso. Non dobbiamo far scrivere la lettera a qualcun altro. Assolutamente, dobbiamo scriverla noi in prima persona, ma credo che sarebbe buona norma fare un check con una persona che magari padroneggia la lingua meglio di noi. Farò altri video sulle procedure di ammissione a programmi all'estero, Erasmus e posizioni lavorative, condividerò con voi tutta la mia esperienza. Per quanto riguarda gli altri video che potrebbero interessarvi in questo ambito, vi lascio il link a quello sul metodo di studio che vi servirà molto per avere voti alti ed avere quindi di successo alle selezioni per i programmi all'estero e poi link ad altri video sullo studio che credo vi possano essere utili. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere se avete altre domande e richieste di video. Seguitemi su Instagram dove potete vedere qualcosa in più della mia vita quotidiana a Copenaghen. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace, io vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.